Parliamo anche di Serie C maschile, lo facciamo con Enrico Ferrari, che è l'allenatore dell'Invicta Volleyball. La formazione grossetana sarà impegnata sabato alle 18 a Livorno contro il Torretta. Siamo alla quarta giornata, il Torretta è secondo a 6 punti insieme alla Turris Pisa. Che cosa sai di questa squadra e come pensi di poterla affrontare in questo fine settimana? Allora, Torretta abbiamo avuto modo di vederla nel torneo precampionato che abbiamo fatto a Grosseto. È una squadra molto ben organizzata, una squadra che già l'anno scorso ha fatto bene, arrivando a giocarsi playoff, quest'anno ha dei rinforzi, quindi hanno ambizioni di alta classifica. La classifica lo sta dimostrando, perché è vero che hanno fatto, sono secondi ma hanno una partita in meno, la prima partita hanno riposato, quindi hanno 2 vittorie su 2 partite, sono reduci da una partita a Focetto, un campo difficile. E quindi insomma sarà una battaglia, poi giocare a Livorno è sempre difficile, insomma, una squadra esperta che gioca in categoria da anni, però insomma ormai ci dobbiamo abituare a questo. C'è da togliere questo 0 dal tabellino, in qualche maniera vi mette pressione, Enrico, o no? Ma senti, non più di tanto, nel senso, è chiaro che stare a 0 non è bello, però noi quello che ci importa è cercare di giocare al meglio delle nostre possibilità, ovviamente. Poi i punti prima o poi arriveranno, speriamo prima possibile, però noi non affrontiamo le partite con quell'angoscia, quell'ansia di fare punti per forza. Noi andiamo in campo e cerchiamo di dare il nostro meglio. Poi se il campo ci dirà la sua, se raccogliamo punti bene, se no come sabato scorso che abbiamo giocato, scusa, il venerdì che abbiamo giocato in casa, non abbiamo raccolto punti, però una buona prestazione, diciamo per adesso può anche andare bene così. Per quanto riguarda la formazione, hai problemi di assenze o siete al completo? Allora, purtroppo in settimana ho avuto qualche problema, ho il Gigi con la febbre, Tassi ancora non al meglio della condizione e anche Massetti è fermo con la schiena. Quindi purtroppo non riusciamo ad allenarci sempre tutti, e questo un po' ci penalizza. E ora andremo sabato con una formazione un pochino più ristretta, però quelli che faranno parte della gara daranno ovviamente sempre il 100%. L'ultima domanda, è appena finito l'allenamento, sì. Come hai visto i ragazzi? Allora, ragazzi, io li vedo sempre abbastanza bene in palestra, hanno sempre alti e bassi, questo loro lo sanno, devono imparare a lavorare bene in palestra sui loro momenti di blackout, perché questo forse in questo momento è il nostro più grande limite e ci stiamo lavorando. Quindi in palestra stiamo lavorando abbastanza bene e ancora ci abbiamo tanto margine.